Ciao ragazze, questo è un video tutorial su come fare questa piccola ciambellina. Vediamo che cosa ci occorre. Fimo colorato, un taglierino, dei brillantini, due basi per orecchini a lobo, una colla per bigiotteria e uno stuzzicadenti. Iniziamo prendendo la pallina di color marrone, che ho realizzato unendo il Sara del Fimo e il caramello del Cerne. Prendiamo anche il taglierino e andiamo a tagliarla a metà. E adesso appallottoliamo queste due metà. Ora con il dito premiamo leggermente sopra le due palline e andiamo a dargli questa forma. A questo punto le mettiamo un attimo da parte, prendiamo invece la pallina viola, che ho usato il pastello lilla del Fimo, e lavoriamo la pallina per ottenere la glassa. Allora, ne prendiamo un pezzettino, una punta da una parte e una punta dall'altra. Appallottoliamo anche queste. Poi con le mani cerchiamo di appiattirle in questo modo e, aiutandoci anche con lo stuzzicadenti, facciamo dei segni così. Vedete? Li rifiniamo meglio. Quando abbiamo ottenuto questa forma o una qualsiasi forma che ci può piacere, prendiamo la base e andiamo ad applicarla partendo da sopra, in questo modo. Vedete dietro? Noi lo rigiriamo così, dopodiché appiattiamo ancora e rifiniamo nuovamente. Usando lo stuzzicadenti, miriamo al centro, si vede così, e buchiamo fino a uscire dall'altra parte e facciamo passare tutto allo stuzzicadenti. Così. Prendendo un altro po' del Fimo viola che ci è rimasto, stacchiamo un piccolo pezzettino, così, proprio piccolo piccolo, appallottoliamo anche lui e poi con le mani andiamo a dargli la forma di una goccia. Decidiamo dove posizionarlo e la nostra ciambellina è finita. Adesso ripetiamo le stesse cose con l'altra base che abbiamo già, poi andiamo a infornare il tutto. Una volta che le nostre ciambelline sono cotte, possiamo andare ad applicarci i glitter. Per far questo avremo bisogno di un po' di colla vinilica, che io ho unito a un po' di acqua, e un pennellino. Non avendo adesso sotto mano un pennellino, utilizzerò lo stuzzicadenti. Noi prendiamo la nostra ciambellina e un pochino di
colla e andiamo a spargerla su tutta la glassa in questo modo. Facciamo lo stesso con l'altra ciambellina. Sono talmente piccole che mi cadono di mano. Una volta fatto, posiamo anche la nostra ciambellina e andiamo a spargerci sopra i nostri glitter. Una volta fatto, attendiamo 10 minuti, un quarto d'ora per sicurezza, che la colla si asciughi, scusate, e che i glitter rimangano ben attaccati alle nostre ciambelline. Una volta che la colla si è asciugata, andiamo a fissare meglio i brillantini con il lucido. Io in questo caso l'ho già fatto. Aspettiamo anche qua una decina di minuti perché si asciughi. E poi andiamo finalmente ad applicare le nostre ciambelline alle nostre basi. Allora, io ho comprato questa colla qua, l'ho presa su eBay, adesso non mi ricordo bene da che venditore, e mi sto trovando molto bene. L'unica cosa è che l'unico difetto che ha è che bisogna aspettare almeno mezz'ora perché si indurisca e che quindi non faccia staccare i pezzi. Allora, prendiamo le nostre ciambelline e le giriamo al contrario, almeno io così mi trovo più comoda. Poi prendiamo le nostre basi e andiamo a metterci la colla sopra. Come vedete non ce n'è tanto, ce n'è un po'. Giriamo la base. Andiamo a piazzarla nel mezzo della nostra ciambella. Adesso non bisogna toccarla più e la lasciamo così com'è appunto per una mezz'oretta. Facciamo lo stesso procedimento anche per l'altra ciambellina e poi i nostri orecchini saranno finalmente pronti. Spero che questo tutorial vi possa essere utile, che vi sia piaciuto e come sempre ovviamente lasciatemi commenti che a me fa sempre piacere e continuate a seguirmi sia qui che su Facebook. Un bacione ragazze e al prossimo video tutorial. Ciao ciao!